Non dovete avere paura, dovete rimanere in casa. Sono io a dirvelo che sono stato quello che fino all'ultimo ha cercato di limitare il più possibile quello che sta avvenendo alla nostra vita, cioè la vita interrotta, impotente, gli arresti domiciliari, i detenuti che sono le prime vittime di un decreto che io ritengo sbagliato, ma siccome l'unico effetto positivo sarà che la limitazione dei contatti impedirà al virus diffondersi, anche se questo virus, ripeto, non è mortale, questa è una misura inevitabile e comunque decisiva. Detto questo, credo che fra le cose che non andavano stabilite c'è la chiusura delle chiese al culto, perché chiese e musei, anche i musei, non sono frequentati da masse di persone, e stabilendo che c'è un numero chiuso, una persona che crede in Dio e che crede che Dio allontani il male e quindi che chiede la grazia, come in tutte le pesti, in tutte le occasioni in cui gli uomini hanno patito. San Carlo Borromeo andava a visitare gli appestati, oggi sarebbe impedito a un sacerdote di farlo. Ebbene, in questa dimensione la Chiesa è speranza, perché c'è questa vita ma c'è anche un'altra vita. E non è certo per nessuno pensabile che la morte sia uno spettro davanti a noi. Ma questa vita bloccata, questa vita impotente, non deve escludere la preghiera, che uno può fare, qualcuno dirà a casa sua, collegandosi per televisione, ma il rapporto con il sacerdote, la comunione e la celebrazione di una messa sono essenziali, e lo dico da laico, per chi crede e per chi in quella speranza pensa che Dio possa essergli vicino. Tenere Dio lontano è un errore grave.